Amici, bentornati sul canale. Oggi diciamo che apro una nuova rubrica, ovvero un libro in un giorno. Dico questo perché mi è capitato proprio ieri, diciamo, di leggere in un giorno un libro. Allora, parto dall'inizio. Sono stata contattata circa 2 o 3 settimane fa. Da un autore, uno scrittore, io dico emergente, ma in realtà secondo me non lo è assolutamente, perché aveva piacere di farmi leggere il suo libro, il suo romanzo, la sua opera, diciamo, ecco. E io all'inizio ero molto, vi dico la verità, sono sincera come sempre, ero un po' restia perché pensavo innanzitutto fosse una presa in giro, perché io ho un canale piccolo, ho pochi followers, non è che non ho, anche su Instagram non ho tanti, tanti seguaci, così come si suol dire, e quindi mi sono sentita un po' presa in giro. Poi dopo, sbirciando su internet, eccetera, mi sono documentata e ho studiato ovviamente il libro, non è che accetto le cose così a caso. Ho visto che mi incuriosiva molto la storia e alla fine ho accettato. Scelta, mai scelta fu così giusta, perché il libro in questione mi è piaciuto tantissimo. Sto parlando di Pronti a credere di Maurizio Gazzara, edito da Pathos Edizioni. Sì, 300 pagine, 302 pagine su per giù. Il font è un font scritto medio grande, quindi facilmente leggibile. Sto ferma in modo tale che potete vedere il libro perché mi è stato rimproverato che non sto ferma con le mani, ed è giusto. Prezzo di copertina di 16 euro, però si può trovare scontato, ovviamente, come io so sempre, il 15% su Amazon. Allora, io inizio comunque, innanzitutto poi la copertina è rigida, un bel libro, in tutti i sensi, mi è piaciuto tanto, nonostante la trama, diciamo così, come si vuol dire, la sinossi, non faceva proprio parte delle mie corde. Ora vi spiego il perché ho voluto accettare di leggere questo libro. Ah, e prima di iniziare a parlarvi a grandi linee, perché ovviamente non voglio dire tanto della trama, voglio dirvi una cosa. Allora, il libro è un remake, se così si vuol dire, è un remake, è un retelling, diciamo, del film cult degli anni 80, intorno al 1984-85, del film Ghostbusters. Io ho letteralmente amato, adorato quel film, che poi è stato anche a cartone animato, ripreso a cartone animato, riproposto a cartone animato, ma io al film in modo particolare l'ho veramente adorato. Quindi anche per questo che secondo me non è solo un libro per ragazzi, il target non è adatto solo a un target giovanile, ma di giovani, ma anche a un target un po' più adulto come posso essere io, perché comunque riprende un po' quel ritmo, lo stile avventuroso, un po' pazzo di quel film là, appunto dei Ghostbusters, l'acchiappafantasmi. Quindi, come avete capito, Pronti a credere, i fantasmi invadono Torino. Ci troviamo a Torino, quindi in Italia, dove 4 ragazzi universitari, uno di loro in gambissimo e uno scienziato pazzo, lo chiamerei un inventore pazzo, sono appassionati di tutto quello che è tutto quello che è soprannaturale, quindi appunto spettri, fantasmi e quant'altro.
Cosa accade? Grazie ad una medium vengono a scoprire l'esistenza, la medium della quale io mi sono proprio letteralmente innamorata, una ragazza dolcissima, un personaggio dolcissimo. Comunque, tornando a noi, tornando alla storia, vengono a sapere dell'esistenza di una setta, di un'antica setta, che riunitasi questa setta per riportare in vita un antico faraone che tanto buono non è, un faraone che vuole portare morte e distruzione. Quindi cosa accade? Accade che questi quattro ragazzi si riuniscono, metteranno appunto un progetto ideato dal capo, diciamo, da uno di questi quattro che io veramente è pazzesco, un grande personaggio. Mettono a punto dei macchinari, diciamo così, dei sistemi per annientare questa setta, di conseguenza per prendere e rinchiudere questo faraone. Ma la storia non è così come sembrerebbe banale. Dietro c'è un'avventura, che ti prende? Io, ragazzi, ho iniziato a leggere questo libro dalle 8 di mattina, ho terminato la sera alle 9 e l'ho letto tutto. Mi sono sparata 300 pagine, ma non riesci a staccarti perché vuoi sapere come va avanti la storia, vuoi sapere come procederanno gli avvenimenti, se riusciranno a prendere il fantasma. Ovviamente non è che la storia è centrata solo su questo, ma all'interno accadranno delle cose, dei colpi di scena che vi porteranno sempre, pagina dopo pagina, dentro di voi la voglia di scoprire sempre di più e sempre di più scoprire appunto i personaggi e quello che sarà dei vari personaggi. Personaggi che secondo me, a mio avviso, una delle pochissime pecche che ho trovato è che sono stati poco caratterizzati. Però io avrei allungato di più il libro per come sono fatta io e mi sarei incentrata molto di più sui personaggi, personaggi della quale ci si innamora subito, ci si lega subito, nonostante io avevo dei timori in quanto appunto il libro fosse breve, secondo me un libro di 100 pagine è breve. Invece mi sono legata moltissimo ad alcuni di essi, come appunto già vi ho detto prima, una era medium. Personaggio molto bizzarro, molto sensibile. Mi è piaciuto davvero tanto. Nella storia troviamo anche dei particolari storici che sono realmente accaduti e cose, monumenti che esistono tutt'oggi nella città di Torino. Ad esempio, vabbè, la Mole Antonelliana, qui viene descritto come che c'è voluta molto, ci sono voluti vari step per essere costruita, ed è vero. Il faraone citato, ok, i personaggi sono di pura fantasia, ma il faraone citato, come appunto vi ho detto, è esistito veramente, il faraone egiziano è esistito veramente. Oppure anche il manicomio di Collegno esiste tuttora, dove sono state ambientate alcune scene molto molto carine da un lato e dall'altro no, non vi dico niente perché altrimenti vi svelerei troppo. Comunque conoscendomi, chi mi conosce forse ha capito, io non amo i libri se non c'è che cosa dentro, che cosa ci deve essere. Ci deve essere un pizzico, ecco, di criminalità, un qualcosa del genere, altrimenti non posso promuovere un testo, ecco. E comunque a me quello che a me è piaciuto tantissimo è, tra virgolette, un po' il loro motto, ovvero pronti a credere. Non è solo il titolo del libro, ma è anche, secondo me, un mantra che viene ripetuto spesso nel libro, ed è molto bello perché c'è il mentore di uno di questi ragazzi, di uno dei nostri protagonisti,
che dice sempre al fautore, all'inventore di questo progetto degli acchiappaspettri, che poi è la società come vengono chiamata poi dopo loro, verrà chiamata, soprannominata appunto gli acchiappaspettri, dirà devi essere, devi tornare, bisogna tornare a credere. Dobbiamo sempre essere pronti a credere e tornare a credere. È una frase che mi è rimasta impressa molto nella mente e ho pensato tutta nella giornata di ieri, non ho fatto altro che pensare a questa frase. Ognuno la può intendere, credo, come vuole, in questo caso pronti a credere in tutto, nell'amicizia, nell'amore, nei sentimenti. Bisogna essere pronti a credere anche in entità particolari, ok? Paranormali. Forse mi è anche piaciuto perché io credo nei fantasmi, credo nell'aldilà, credo che dopo la morte ci sia altro e che vicino a noi aleggi sempre una persona cara che non abbiamo più in vita. Questo. E quindi avendo questo pensiero, non. Forse anche questo è uno dei tanti motivi per cui mi è piaciuto. Il libro è ideato per un target giovane, ma secondo me può essere letto veramente da tutti, da qualsiasi fascia d'età. Io ne ho 40, ho 40 anni, eppure mi è piaciuto. Lo farò leggere sicuramente al nipote del mio ragazzo che ha 14 anni. Sì, ok, è per un target giovanile, ripeto, giovane. Io mi sento di dire, non condannatemi, ma mi sento di dire che questo libro, come io sono nata lettrice con piccoli brividi, questo può portare veramente un ragazzo adolescente, partiamo dall'adolescenza in su, ma anche in età più piccola, anche 12-13 anni, diciamo così, alla lettura. Ad amare la lettura può essere un imprinting, un inizio per portare un ragazzo o una ragazza ad amare la lettura. Perché è coinvolgente. Apro parentesi, io dico queste cose non perché il libro mi sia stato inviato, perché come ho detto anche nelle storie, io potevo benissimo rifiutare, quindi non è che sono stata costretta. O perché mi è stato inviato, allora devo dire per forza che mi è piaciuto, perché se il libro non mi fosse piaciuto, l'avrei detto, lo direi, quindi non ho peli sulla lingua, come dico anche i difetti, mi soffermo molto più sui pregi, perché secondo me questo libro vale, merita. E dato che ho la fortuna che mi seguono molte mamme, io non vi dico di acquistarlo, eccetera, ma dato che vi lascio giù nell'info box il link per acquistarlo su Amazon, se non, se non sbaglio, andate a leggere bene la sinossi e poi decidete se acquistarlo o meno per i vostri figli, perché secondo me ne vale assolutamente la pena. Altra cosa che voglio dirvi è la scorrevolezza. È molto molto piacevole, non è un libro noioso, un libro leggero, assolutamente no, perché scorrevolezza non significa sempre necessariamente libro stupido, libro leggero, libro noioso, assolutamente no. È scorrevole, è piacevole, non è volgare. Quello che mi è piaciuto tantissimo è anche il valore che si dà enormemente all'amicizia, quindi la forza del gruppo. Cosa che in questo periodo, nel nostro periodo storico, non troviamo molto facilmente, il valore dell'amicizia, il valore del sentimento che è l'amicizia. I protagonisti di questo libro tendono molto ad aiutarsi un l'altro ed è questa una cosa per me bellissima, anche tra donne, perché in realtà la medium, in realtà i protagonisti sono tre ragazzi e una ragazza che farà amicizia, che legherà con la medium che è Madonna, e quindi questa cosa non sempre così semplice nella realtà. Quindi
A me, che dirvi, mi è piaciuto tanto. Non vi ho detto tanto della trama perché altrimenti ho paura di svelarvi troppo, perché non c'è solo quello che vi ho detto, ma c'è anche altro che non posso assolutamente svelarvi, perché vi toglierei la suspense, perché a me ha tenuto veramente sospesa fino alla fine. Piacevolissimo da leggere. Se uscirà, se dovesse uscire, vi dico la sincera verità, se dovesse uscirne un seguito, io lo acquisterei e lo acquisterò senza problemi, perché sono davvero curiosa di sapere poi quello che accadrà nelle prossime avventure, perché questa spero che sia una delle tante avventure che avranno di fronte e che coinvolgeranno i nostri protagonisti. Credo di aver detto tutto, mi manca l'ultima cosa da dire, che è questo più che altro un disclaimer. Io non sono stata pagata in alcun modo assolutamente né per ricevere il libro né per parlarvene bene o male del libro. Chi di voi, io spero di sì, clicca per vedere su Amazon il libro, magari acquistarlo, eccetera. Io non ne prendo un centesimo, io non sono affiliata con Amazon, io non, cioè, non ne ricavo un centesimo, quindi ecco, assolutamente, non, sapete a chi fareste tanto piacere? Alla storia, perché secondo me questa storia deve essere condivisa e deve essere descritta, ecco, deve essere conosciuta, ecco, secondo me è la cosa più importante, questo favorirete, non certo la sottoscritta. Anche perché non avrei problemi a dirvelo, quindi ecco, ma vi dico che se cliccate per comprare il libro o andare solo a leggere la trama, a leggere qualche altra recensione, per farvi un'idea appunto sul libro, io non ci ricavo assolutamente nulla. Nulla, ringrazio ancora tantissimo l'autore, spero che darete una possibilità a questo romanzo perché, vi ripeto, a me ha stupita, io l'ho letto in un giorno. E nulla, vi mando un bacio grandissimo. Se volete, ci rivediamo alla prossima recensione di qualche altro libro. E nulla, alla prossima!